Terra d'Armonie, un'associazione nuova di carattere internazionale, dove abbiamo un collegamento a Londra, ma il nostro limite è il mondo, e vuole promuovere il turismo e la cultura in tutte le Marche. Partiamo da Corridonia, che è il paese dove tutto il direttivo abita, quasi tutto il direttivo abita, per fare in modo di valorizzare tutto quello che abbiamo in termini di architettura, di ambiente, di storia, in maniera che i turisti che riusciremo a coinvolgere decidano di restare con noi, di far loro la nostra realtà, diventare come noi marchigiani, per avere un multiculturalismo che ci può salvare anche dallo spopolamento dei nostri borghi, che sono bellissimi, ma ormai noi non ci abitiamo più. A Corridonia vengono già molti turisti che conoscono sicuramente la chiesa di San Claudio e si recano lì, ma Corridonia ha moltissimo altro da offrire. Abbiamo una piazza con un'architettura del ventennio fascista che è quasi unica in Italia, ce n'è solo un'altra. Abbiamo la Villa Fermani, che ha anche un parco meraviglioso attorno, quindi sia l'architettura che il paesaggio. Abbiamo il convento degli Zoccolanti, che andrebbe sicuramente rivalutato e ristrutturato. Abbiamo un quadro del Crivelli in centro, abbiamo una biblioteca che speriamo di poter riaprire e riutilizzare il prima possibile. E vicino a Corridonia ci sono altre realtà provinciali che sono già molto gettonate dai turisti. Abbiamo già tante persone che da tutto il mondo si sono trasferite nelle nostre zone, ma non sono state coinvolte nella nostra modalità di vita. A loro vogliamo giungere, ai nuovi, ma anche a loro vogliamo tenerli qui. Perché vogliamo che i turisti restino qui? Per un concetto che da qualche anno è arrivato anche nella nostra zona con la costruzione della statale 77, e cioè la cattura di valore. E per valore intendiamo anche la ricchezza economica. Il portare qui le persone consente a noi di avere più ricchezza per poter migliorare la nostra qualità di vita, consente a loro di avere una ricchezza culturale che altrimenti non potrebbero mai conoscere, consente alle realtà economiche di avere una ricchezza ulteriore che non raggiungerebbero. Fondamentalmente si tratta per tutti di avere una vita più ricca economicamente, socialmente, multiculturalmente, avere i nostri ragazzi che non hanno più bisogno di andarsene all'estero per poter avere un futuro, ma possono avere il loro futuro qui.